può essere già un modo anche per vivere. Cioè, cosa sentite che manca rispetto, cioè, a questo posto, no? Il quartiere Violette è un bellissimo quartiere. Secondo noi siamo un po' di parte ovviamente, ma è il quartiere, è il quartiere più bello. È il quartiere più bello che c'è a Torino. Sono più di 30 anni che vivo a Valletta, dopo varie vicissitudini di residenza mancata in città, a Prodo nella 86 qui a Valletta e vengo a residenziare nel quartiere nella parte terminale, proprio di faccia al carcere. Io nelle ultime case costruite in questa zona del quartiere prendo casa in via delle Primule, l'ultimo tratto, perché è una via fatta a ferro di cavallo, l'ultimo tratto della via, quella che dà di faccia all'esterno città, che affaccia sul carcere Lo Russo e Cotugno. Vabbè, diciamo che siamo Giorgio, Walter, Massimo Walter del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5. Io sono venuto a abitare quando le vallette non erano ancora, non era iniziata la costruzione delle vallette. Collaboravo già con il CDS, però abitavo in centro, abitavo via 20 settembre, angolo via Garibaldi, per cui in pieno centro, più centro di così è quasi impossibile. C'è un senso di identità comunitaria ancora molto forte, relativamente ad altri quartieri come ad esempio Borgo San Paolo. E questo può essere una ricchezza, ma può essere anche un certe volte un motivo di appunto un pochino di, non dico di chiusura, ma di difficoltà ad aprirsi, a scambiare, no? Ad aprirsi agli altri, perché comunque dici ma tu non sei, tu non puoi, mi ricordo le prime volte che facevano, ma voi non potete capire perché non eravate qui quando avevate 7 anni, insomma, cioè, quindi c'è questa cosa. Volevo tornare a vivere in periferia, volevo tornare a vivere in una dimensione pubblica. Sapevo esattamente la difficoltà anche, cioè gli aspetti positivi e negativi. Però gli aspetti positivi sono quelli che hai una dimensione partecipata, cioè sei in un luogo mentre invece in centro, la cosa che ho detto anche prima, vivi in un non luogo. Io volevo chiedervi se come diciamo prima, se potete presentarvi molto tranquillamente e poi sì. Perché anche l'idea di fare un'associazione in realtà. Siamo nati in questo quartiere e abbiamo sempre abitato e vissuto qua, comunque sia molto vicino a questo quartiere. Quindi avete fondato un'associazione, no? Sì, sì, da aprile. Da aprile di quest'anno. Come si chiama l'associazione? Si chiama Quinto Polo. L'idea di far nascere un'associazione ci è venuta in mente per motivi personali diversi in ognuno di noi, ma soprattutto perché questo quartiere necessita di un'associazione dove i giovani si riconoscano e dove si inizi a fare qualcosa. Quindi la nostra idea è un'associazione di aggregazione giovanile dove possiamo dare un luogo di riferimento a tutti i ragazzi giovani di questo quartiere. Come residente del quartiere da più di 30 anni, in questi ultimo anno e mezzo ho cominciato a darmi un'occhiata in giro, perché visto che il quartiere si sta un po' invecchiando e c'è veramente una disgregazione sociale galoppante, era già forte, ma in questo periodo sta galoppando parecchio questa disgregazione sociale. Abbiamo cominciato da poco più di un anno a ritrovarci qui in Piazza Montale, che è proprio qua vicino, come cittadini del quartiere, per mettere su un comitato popolare di quartiere, un comitato spontaneo, che con l'obiettivo di non rimanere soli come cittadini. Sulle vallette, ad esempio, abbiamo fatto 2 pubblicazioni, abbiamo fatto una mostra e abbiamo fatto delle visite guidate appunto imperniate sulla storia dei quartieri, così come di altre zone della circoscrizione 5. Insomma. Ultimamente legate a Open House e a Metropolitan Art abbiamo fatto delle visite più strettamente legate alla dimensione architettonica, perché le vallette sono da questo punto di vista un unicum. Dalla progettazione delle vallette avrebbe dovuto essere, per i 45 architetti ingegneri che le hanno progettate, la palestra per le costruzioni di edilizia popolare pubblica di Torino successive, cosa che non avverrà. La prima volta che l'abbiamo proposta è stata una proposta, ma come?
io qui ci sono nato, io qui ci so tutto delle Vallette, cioè, e per cui in qualche maniera ci fu una specie di, come dire, di difficoltà. Alla fine della prima guida ci fu il riscontro che erano tutti, noi non sapevamo tutte queste cose, e per cui lì è stato un momento anche importante, cioè il fatto di rivedere con occhi, no, le stesse case dove loro abitano. In qualche maniera hanno anche dato la possibilità di iniziare a vedere in maniera con occhi diversi anche che questo immaginario che avevano, che di abitare in un posto comunque sì molto bello, che gli piace, però non riuscivano a valorizzarlo, cioè non riuscivano a alcuni di loro non riusciamo più a vederli così, ma addirittura anche nell'ultima guida c'era un abitante del quartiere che abitava di fronte a casa dove abito io, ma io qui non ci ho mai messo piede. Prima non l'abbiamo detto, ma le diverse tipologie di case che ci sono alla Vallette, passiamo da questo stile qui, Neo Liberty, ad esempio quelle lì sono più evidentemente, ricordano delle tipologie scandinave, no? Che è stato un altro dei modelli a cui ci sono rifatti parte degli architetti delle Vallette. Quindi c'è una varietà di tipologie interessante, insomma. Mm-hmm. Abbiamo fatto la festa durante la Vallette in Festa, che si svolge ogni anno verso maggio, infatti anche il prossimo anno ci sarà. E siamo riusciti comunque a fare questo concerto con i gruppi del quartiere, perché ci sono diversi, c'è una bella realtà musicale qui. E quindi abbiamo portato diversi gruppi che suonano qui in zona, soprattutto principalmente hip hop, reggae. E abbiamo avuto un bel riscontro da parte di tutto il quartiere, è stato anche molto bello perché c'erano tutte le età, quindi c'erano dai ragazzini, c'erano i miei genitori, come c'erano anche gli anziani. È il quartiere più bello che c'è a Torino, a livello di verde, quando si entra sembra quasi una città nella città, ma anche a livello del rapporto interpersonale, forse è dovuto proprio alla sua costruzione. Negli anni 60 è stato costruito con un segno di convivialità tra le case, ogni casa aveva il suo giardino, si stava in comune, c'era il rapporto tra le persone. Il cortile che ti affaccia quindi come elemento di riconoscimento, e poi le parti comuni che andremo a vedere, che sono lì in basso. Una parte comune è quella che permette l'incontro, o dovrebbe permettere l'incontro delle famiglie, quindi una dimensione non di anonimato come quella di chi abita in una sala che non sa chi. E poi l'affaccio comune, che anche qui potete vedere, c'è all'interno del cortile. E quindi la ragione di queste visite era molto legata al fatto che c'è un pregiudizio verso le Vallette, anche perché essendo nato come villaggio a sé stante non è un luogo di passaggio, quindi non c'è l'occasione per la cittadinanza torinese di venire a verificare il pregiudizio, e infatti le alcune centinaia di persone che tra Metropolitan Art e Open House sono venute sono rimaste stupidissime di cosa hanno visto, insomma, proprio perché non si aspettavano una roba di questo genere qui. E fra l'altro, per chiudere, diciamo che proprio il fatto di fare questa attività è un nostro modo di stare all'interno della comunità e di cercare di dare un contributo alla vita collettiva del quartiere. Nel tentativo di capire come fare a trovare degli strumenti per raccontare la situazione, ci siamo resi conto che all'interno del nostro comitato avevamo delle persone che vanno per gli 80 anni. Persone che hanno fatto parte della storia del quartiere già negli anni 70. Allora ci è venuto in mente di raccontare un po' la storia del quartiere attraverso il problema della casa che stavamo affrontando come comitato, e attraverso quello che era il problema della casa negli anni 70, negli anni 90, e la disgregazione sociale. Perciò abbiamo realizzato una serie di interviste che adesso stiamo montando in un documentario, e visto che uno del comitato
ha fatto parte di questa cosa, abbiamo fatto delle interviste dove lui raccontava quello che erano i momenti e i luoghi sociali di quella lotta, di quella rivendicazione per la casa, che non era diversa da quello che sta succedendo adesso, solo che allora c'era un'emergenza molto più visibile, perché quell'emergenza abbiamo capito che oggi esiste uguale, solo che è molto più soffusa. Spesso è visto come un quartiere non con una buona nomea, non una buona reputazione. Ecco, questo infatti è un po'... Risulta, ma ti assicuro, ti assicuriamo che è un luogo comune, perché non è assolutamente... Non è assolutamente così, le strade sono sicure, la delinquenza è praticamente inesistente, o almeno è come è negli altri quartieri, cioè è un fenomeno diffuso, secondo noi è alla stessa maniera ovunque. No, vabbè, semplicemente mi viene in mente che anche prima si parla sempre di questa solita associazione rispetto al carcere, quando tu prima alla fine dicevi che non sei neanche mai entrato di base, cioè che non c'è questo rapporto, certo. Il carcere, il rapporto del quartiere col carcere è pressoché inesistente, è vicino, è adiacente al quartiere Le Vallette, però non ha... sbagliano, secondo il nostro punto di vista, i giornali e i media a chiamarlo col nome Le Vallette, gli è stato assegnato un nome, si chiama Casa Circondariale Lo Russo e Cotugno, e continuare a riportare il nome carcere Le Vallette forse è sintomo quasi di degrado nei confronti del quartiere, è una cosa che noi reputiamo sbagliata. Io apro la finestra, c'ho il carcere di fronte, questa vicinanza mi ha fatto vivere tante avventure, Capodanno, il battere dei detenuti sulle gabbie esterne del carcere, le urla che per le festività il carcere butta verso l'esterno i parenti o meno, e la vicinanza di tutti questi presidi che negli anni, per varie ragioni politiche, si sono fatte al carcere. Mi hanno semplificato per me personalmente la partecipazione. Comunque esiste questa dualità conoscitiva del carcere che per 30 anni ha abbinato il quartiere al carcere delle Vallette. Come residente del quartiere invece voglio proprio marcare la separazione, perché è una struttura ospite e vicina al quartiere, ma non parte del quartiere, perché è proprio un'isola a parte. Forse una volta, quando il carcere di Torino era alle nuove, non si diceva il carcere della Crocetta. Invece qui c'è questo un po', non so se chiamarlo problema, o comunque fatto, di una certa identificazione del quartiere Vallette, per la storia che ha, quartiere difficile, Bronx di Torino, eccetera, con le Vallette. Allora viene da dire, ma hanno fatto il carcere delle Vallette così sono comodi.